Paolo Campagna per il giornale 24.it. Ecco, volevo chiedere in particolare al senatore Gasparri, lei ha parlato di rapporto stretto tra la politica nazionale e la più circoscritta politica territoriale. Proprio alla luce di questo rapporto di cui ci parlava, quanto potrebbe influire in particolare sull'imminente campagna elettorale l'operato dell'ultimo governo Berlusconi? In tutti i governi di questi anni, l'ho detto anche nel mio intervento, chiamati a guardare i conti, hanno dovuto spesso anche essere abbastanza severi nei confronti delle amministrazioni locali, e quindi non abbiamo vissuto e non stiamo vivendo anni di vacche grasse. Tuttavia, il governo Berlusconi ha cercato anche di dare spazio, voce al territorio, avviando riforme che sono ancora in corso, infatti sono in via di definizione, che attraverso il federalismo diano maggiori poteri, maggiori possibilità agli enti locali. Abbiamo fatto anche riforme che riguardano i costi della politica, riducendo le dimensioni delle giunte, dei consigli comunali, così come stiamo facendo per il Parlamento, che sicuramente con le prossime elezioni avrà una dimensione più snella, meno pretoria, che si sta intervenendo sulle province. Quindi è stata un'azione anche di contenimento di costi e di presenze. Ovviamente poi dobbiamo sviluppare di più quella che è la politica di dialogo centro-territori nel campo dello sviluppo, nell'utilizzo delle scarse risorse delle politiche pubbliche. Se le risorse pubbliche diminuiscono, vanno di più e dirottate sui territori, utilizzate in sintonia con il sistema delle autonomie, nei confronti del quale il governo Berlusconi ha ad esempio presentato in Parlamento, e mi auguro che entro la legislatura si approvi definitivamente la carta delle autonomie per definire i ruoli degli enti locali. È stata già approvata in prima lettura alla Camera, ora all'esame del Senato, quindi ci siamo molto occupati della materia ordinamentale dei territori. In termini di risorse, certamente, ripeto, in questi anni si è più guardato alle politiche di contenimento dei costi che non alle politiche di facile erogazione, così come le politiche sul lavoro che noi abbiamo sostenuto. Alla chiusura dell'esperienza del governo Berlusconi, la percentuale di disoccupazione italiana era al di sotto del 9%, quindi al di sotto della media europea, sapendo benissimo che il dato medio contiene, appunto, essendo un dato medio, zone a più intensa occupazione e zone, man mano che ci si sposta verso il centro e il sud, dove i dati occupazionali sono molto più allarmanti, o il dato generazionale, è ovvio che attraverso la lettura del dato medio non rende chiaro qual è la preoccupazione dello giovanile. Tuttavia, noi riteniamo di avere in epoca di vacche grasse, chiuso l'azione del governo con dati migliori rispetto a quelli di altri paesi. Quindi, e poi siamo comunque formazioni politiche presenti sul territorio che hanno un loro radicamento, poca libertà, non a caso in epoca in cui si dice partiti hanno poca partecipazione, abbiamo celebrato i nostri congressi, c'è stata partecipazione ai congressi, ci sono migliaia di cittadini che in tutta Italia hanno scelto le classi dirigenti del Popolo Libertà. Era uno degli obiettivi che il nuovo segretario nazionale Alfano, che da luglio scorso si è insediato alla guida del Popolo Libertà accanto a Berlusconi, abbiamo anche cercato di favorire un momento di maggiore partecipazione e scelta da parte dei cittadini e delle classi dirigenti. Questo stiamo facendo in un contesto in cui anche le associazioni tecniche non mi pare che siano soluzioni miracolose. Poi, quando emergeranno dei portatori di miracoli, il popolo li riconoscerà e si affiderà a loro, insomma, ma finora non è che sono emersi con grande chiarezza soluzioni miracolistiche.